Ragazzi, oggi parliamo dei pregiudizi nel bodybuilding o comunque nella palestra in generale. Ci sono delle dicerie su questo mondo che è giusto non tenere nascoste al pubblico, delle quali è giusto parlare, le quali sono giuste da affrontare, e quindi vediamo insieme qualche pregiudizio sul bodybuilding che potrebbe rivelarsi in realtà pura verità e cosa invece è totalmente sbagliato. Solitamente i pregiudizi hanno un fondicino piccolo di verità su un sentito dire, eccetera, e poi terminano con ingrandire tutto, ingigantire tutto. Partiamo subito con la parte più scottante: il doping, l'uso di farmaci. È un pregiudizio della palestra, del bodybuilding: sono tutti dopati, sono tutti bombati. Ragazzi, è vero, la maggior parte delle persone che vediamo veramente con fisici assurdi non è natural. Questo ci deve scoraggiare? No, ne ho già parlato, anzi ci deve ispirare a fare meglio. E chiudiamo subito i moralismi eccetera e trattiamo la realtà. Il doping esiste, c'è in tutti gli sport, semplicemente nel bodybuilding si nota molto di più anche a occhio nudo, senza fare analisi, perché diciamo che i farmaci utilizzati solitamente sono per scopi estetici, per essere più grossi, più tirati, eccetera. Se un ciclista si bomba è per spingere di più in bici, quindi vediamo uno che fa dei risultati assurdi, ma comunque non sappiamo bene se sia una persona che utilizza delle sostanze o no. Invece un bodybuilder della IFBB magari, che partecipa all'Olimpia, solitamente, anzi per forza, perché si è qualificato per arrivare all'Olimpia, è così, si bomba. Quindi questo pregiudizio sui bombati eccetera è vero, sì, ma diciamo che si può tranquillamente raggiungere i propri obiettivi, se i nostri obiettivi non sono di andare all'Olimpia o comunque di partecipare a determinate competizioni serie, tranquillamente si può arrivare ai nostri scopi, ci si può allenare, mettere su muscolo, mettere su massa, tirarci eccetera. Soprattutto il tiraggio è molto arrivabile, diciamo, perché comunque basta stare in un deficit calorico, è difficile a livello mentale, ma da natural si può arrivare tanto tirati quanto quelli che si bombano, e su questo non mi dilungo. Quindi il doping l'abbiamo affrontato, abbiamo detto più o meno che è, ha un fondo di verità, la maggior parte delle persone che vediamo assurde sono dopate. Vediamo un altro pregiudizio: con certi esercizi mi spacco la schiena o le articolazioni. Ragazzi, vi assicuro che la palestra, se eseguita nel modo corretto, perché ovviamente uno può fare degli strafalcioni, è lo sport forse più sicuro, ok? Se si lavora in controllo, è uno dei pochi sport in cui non si è troppo esplosivi, c'è veramente poco rischio di infortuni. Se poi facciamo entrare il nostro ego, allora lì sì. Però se fatto nel modo giusto, corretto, non è troppo rischiosa la palestra. Anzi, ci aiuta poi nella vita di tutti i giorni, come ho già spiegato in altri video. Altri sport, e questo non è per screditarli, ma è semplicemente fattuale come cosa, sono molto più rischiosi a livello di infortuni. Vedete quanti infortuni tra ginocchia, caviglie eccetera ci sono nel calcio, che è uno degli sport più amati del mondo. Vedete il rugby, ha un sacco di infortuni. Vedete il tennis, ginocchia spappolate, gomiti andati, tendini eccetera. Ma questo, ripeto, non è per screditare gli altri sport, ma è semplicemente per farvi ragionare. Anche con buone preparazioni sono sport un po' più di esplosività, un po' più di cambi direzionali invasivi sulle articolazioni, che sicuramente possono essere preparate determinati movimenti, ma c'è più rischio. Se noi facciamo dei curl con i manubri per i bicipiti controllati, tensione continua, pausa in stretch, pausa in contrazione, è difficile farci male. Se li facciamo con un carico assurdo, allora lì ce la cerchiamo, ma non è colpa dello sport, è colpa di noi che siamo deficienti. Un altro pregiudizio, ragazzi: con l'allenamento in palestra, con i pesi, insomma con l'obiettivo di migliorarci fisicamente,
e si spera anche a livello di salute, si instaurano dei disordini. Questo pregiudizio è reale, è giusto che esista, perché oramai con la diffusione incredibile di questo sport si stanno creando delle situazioni. Ma diciamo che io tendo a dare la colpa alla creazione, formazione di molti più disordini ultimamente, soprattutto ai social fusi al bodybuilding. Sono i social alla fine che ci proiettano in questo mondo fantasioso che poi non esiste davvero, perché basterebbe guardarci in giro a quanti sono grossi e enormi come su Instagram, per non cadere in determinate cose, chiamiamole così. La palestra può indurci a guardarci molto allo specchio, a iniziare a creare determinati pensieri, ed è verissimo, ma credo che il non miglioramento fisico sia peggio. Io sono stato obeso e so come ci si sente. Sì, adesso mi guardo molto di più allo specchio, vedo i bicipiti più scarsi, vedo il petto che non cresce, vedo quello che vi pare, sto dicendo a caso, ma sto molto meglio di quando dicevo di essere grasso. Quindi uno potrebbe dire, sì, la palestra instaura dei disordini, ma quelli che sono presenti lo stesso senza la palestra? Vuol dire, Quindi credo di aver detto tutto, ragazzi. Questi sono i principali pregiudizi che mi vengono in mente. Se ne avete altri, scriveteli qua sotto. E se volete ampliare questo discorso qua sotto nei commenti va benissimo. Se avete bisogno di un altro video di spiegazione per qualsiasi punto lo faccio. E cerchiamo di creare un bel dibattito. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima.